ceramiche, arredi, sculture. La sala ospita la collezione di ceramiche rinascimentali del cavaliere Domenico Mazza, arredi e suppellettili di materia e tecnica diversa, dal 600 all'800 dalla collezione Mosca, e sculture in marmo, pietra e alabastro dal 400 al 700. La collezione di maioliche illustra l'attività del Ducato di Urbino. Ai primi decenni del Cinquecento si riconducono le origini della decorazione a istoriato, così chiamata in quanto illustra scene mitologiche, religiose e storiche. L'esposizione delle ceramiche Mazza inizia con due tondi a rilievo riconducibili alla manifattura del fiorentino Andrea della Robbia. Nel primo è rappresentato un personaggio dell'Antico Testamento, probabilmente Giosuè, che indossa un elmo decorato con tralci vegetali e fiori e reca sul petto una testa angelica. Nell'altro è raffigurata una Madonna con bambino in braccio, decorata con una ghirlanda raccolta da un nastro con frutta, che simboleggia la passione di Cristo. Tra le sculture sono visibili i due bassorilievi con i ritratti del duca d'Urbino Federico da Montefeltro e della moglie Battista Sforza. Entrambi sono presentati di profilo, posa ripresa dalle monete antiche. L'immagine del duca è caratterizzata da una forte presenza nello spazio e da una grande maestria nella resa dei particolari.